Pronti qua ragazzi, 25 aprile, operativi anche oggi. Sta arrivando il tram perché adesso andiamo a registrare in una sciccheria. In centro, a Padova. Tram finito, siamo scesi. E ora ci dirigiamo... A sinistra, non so. Non prendevamo il tram da... Dal periodo delle scuole. Notare il dettaglio della vetrina di questo ristorante. Esatto, perché si mangia e tutto, però ci sono colori. La pittura è tutti di bosco. Guarda, pitturone per papille. Bene, direi. Oltre al dettaglio della vetrina, c'è il dettaglio dei tavoli da aperitivo con una gamba da supporto strana per il tavolo. Gourmetteria è un format che ha al centro della sua filosofia la cucina. Infatti abbiamo una cucina economica che è la nostra, noi la chiamiamo matrona, il nostro simbolo della gourmetteria. Abbiamo una bellissima rappresentazione enogastronomica che vedete alle mie spalle. La particolarità è che è una valorizzazione del territorio delle regioni. Infatti è una piccola rappresentazione, come ripeto, che mi piace definirla enogastronomica dell'Italia, con la valorizzazione dei prodotti locali del territorio. Per quanto riguarda invece il menù, abbiamo voluto partire da utilizzare solo prodotti veneti, quindi rivisitare quelle che erano le ricette tradizionali di una volta, utilizzando dei prodotti solamente veneti, dando la nostra creatività sulla interpretazione di nuovi piatti. Abbiamo anche una pizza veneta, pizza una provocazione perché è la nostra creazione, che è a base di mais, polenta, pane di una volta, e questa è la filosofia di valorizzazione dei nostri produttori, che è quello che noi ci teniamo e crediamo. Pronti qua ragazzi, siamo qua da gourmetteria e finalmente mangiamo. Questa sera andremo ad assaggiare un arancino. Come sappiamo non è un piatto tipico veneto, però è stato rivisitato con l'aggiunta di risi e bisi. Esatto, all'interno. Io proseguo invece con questo piatto che è precisamente veneziano, infatti è il fegato alla veneziana, accompagnato con la polenta che alla fine gli ha dato una scottatura friggendola. Il tutto lo accompagniamo con un vino che è il Thai rosso, proveniente dai Colli Iberici. Partiamo Luca, io partiamo, qua, bisogna sì. Mangiare qua, cin cin, anche a voi ragazzi a caso. Eccoci qua, sono arrivati altri due piatti. Alla mia sinistra Luca ha una pizza che però è sempre rivisitata alla veneta, quindi bisogna spostarci leggermente dal concetto di pizza. Alla mia destra invece troviamo un piatto classico dello street food, diciamo, che è un hamburger rivisitato con uova di gallina padovana e il crudo di montagnana. Qua il piatto è invitante, noi iniziamo. Ragazzi, vediamo se stavolta sono io a farlo cadere l'ultimo, a far cadere l'ultimo morso. Questo piatto
composto in questo modo: se tu lo assaggi dall'alto verso basso, diviso, senti i gusti singoli di ogni ingrediente, però non ricorda il tiramisù. Se lo mangi invece mescolando completamente, quindi fili il cucchiaione lungo che completo ti danno dentro, lo tiri fuori, lo assaggi, quando lo mangi ti sembra mangiare il tiramisù. Pronti qua ragazzi? Abbiamo finito. Riprese finite, giornata finita, infatti. Siamo pienissimi. Pieni olvi. E adesso si prende il tram. Adesso si prende il tram e si va a casa. Buona serata a tutti. Buona serata.